we're glad you're here, brother. Would you come at this time? Let's sing Only Believe. God bless you. This was a song that Brother Branham loved. And we'll sing it this morning. Only believe. Only believe. Solo più fede. Just only believe. Tutto è possibile. Solo più fede. Solo più fede. Tutte le cose sono possibili. Solo di te. Alleluia. Potete sedervi. Vi salutiamo stamattina nell'amorevole nome del Signore Gesù. Non ho parole ad esprimere che privilegio essere qui oggi di avere comunione con la sposa di Cristo a Beaumont, Texas. È un onore per me stare qui davanti a voi. Mi sento molto indegno di essere presentato in questa maniera, soprattutto con quel cantico, perché io credo sia il nostro inno per questo messaggio, amen? Perché noi siamo credenti di questo messaggio del tempo della fine, lo crediamo con tutti i nostri cuori. Che il Signore mi ha benedetto di essere nato figlio del fratello Branham, ne sono indegno, ma devo venire nella stessa maniera di come siete venuti voi, tramite la croce. Sapete, Dio, lui non ha nipoti, ha detto il fratello Branham, ha solo figli e figlie di Dio, e per la sua grazia io sono un figlio di Dio. Accetto quello e credo quello con tutto il mio cuore. È motivo della sua misericordia e grazia che io posso salire qui e dire questo. Un giorno ero perduto proprio come voi, ma ora sono trovato, e mai ritorneremo indietro. Una volta che quella voce parlò al nostro cuore, era come un abisso che ama un altro abisso, e sapevamo che c'era qualcosa in fondo al nostro cuore che anelava per questo messaggio. E Dio ci ha scelto prima della fondazione del mondo. Quanto è meraviglioso sapere che lui ha scelto noi. Non qualcosa che abbiamo fatto, nulla che abbiamo detto, nient'altro. Egli ha motivo della predestinazione che vi conobbe, e vi conobbe per predestinazione che oggi voi sareste stati seduti dove siete oggi, nei luoghi celesti, lui disse. È un tempo glorioso in cui stiamo vivendo, amen. E di certo noi apprezziamo il nostro fratello Bell nel farci tanto benvenuti qua a Beaumont, la sua ospitalità e la sua famiglia, e di incontrare voi gente ieri, aver potuto stringere le vostre mani e trascorso un po' di tempo con voi. Sapete, come il fratello Ben ieri sera ci ha portato fuori a cena così gentilmente, ha dovuto aspettare fino alle 9:30 per portarci fuori a mangiare ieri sera. Gli ho detto, fratello Ben, sono tanto dispiaciuto che tu abbia aspettato così tardi per portarci fuori. Disse, aspetterei per te fino a mezzanotte l'una. Ma ho cercato di esprimergli la nostra gratitudine e apprezzamento per aver incontrato voi gente qui, il buon spirito che avete. Non ho avuto la possibilità di parlare con tutti voi nella fratellanza così a lungo, ma a quelli che ho parlato ho sentito l'amore per il messaggio che sprizza da voi e il vostro amore per questa parola. E di certo è il riflesso di quello che vi è stato insegnato, di stare con la voce di Dio. E non c'è cosa più grande che noi o un pastore possa fare di indirizzare le persone indietro a questo messaggio, perché Dio ha mandato un profeta. Ed è questo messaggio che perfeziona la sposa di Gesù Cristo. E siamo orgogliosi oggi di essere chiamati la progenie reale d'Abramo. Amen. Quanti progeni del regale d'Abramo ci sono nell'edificio stasera? Amen. Bene, se la tua mano non si fosse alzata, prego che alla fine di questo servizio si alzi anche la tua mano. Amen. Perché se non sei una progenie regale d'Abramo, non lo sei neppure dall'altra parte. C'è solo un modo per essere dall'altra parte ed è attraverso questo messaggio di quest'ora. Dio sta chiamando una sposa, lo crediamo con tutto il nostro cuore. Dobbiamo essere come Pietro disse, sapete? Quando Gesù parlò, il Signore disse molte cose e non gliele spiegò. E questo è anche quello che fece il profeta. Ha detto molte cose, ma non le spiegò cosa significano.
Il Signore Gesù disse: se non mangiate la mia carne e bevete il mio sangue, non avete alcuna parte in me. E il fratello Branham disse: la scrittura dice che dicevano che era un cannibalo, non vogliamo avere nulla a che fare con lui. Ma quando chiese a Pietro: Pietro, perché non mi lasci anche tu? Lui disse: Signore, a chi andremo? Amen. Così noi non abbiamo alcun luogo dove andare se non a questo messaggio, e questo è quel che crediamo con tutto il nostro cuore. Così è una benedizione di essere qui e dire che a voi gente vi amiamo, vi apprezziamo, abbiamo un solo scopo, un solo obiettivo alla Voice of God, e quello è di promuovere questo messaggio, questo messaggio del tempo della fine. Non siamo qui per promuovere Joseph Branham o dei fratelli o Billy Paul Branham o un'organizzazione. Non è un'organizzazione, non è più che un edificio, ma è la parola di Dio. È quel che dobbiamo avere, è questo messaggio, questa parola, perché tutte le cose devono venire attraverso questo messaggio. Questo è quello che crediamo, quello che vi è stato insegnato, e siete stati ammaestrati fedelmente, dovete ritornare alla parola, deve allinearsi con la parola. E quello che non si allinea con la parola, disse: non lo dire, non lo ascoltate, disse. Ci sono molte voci nel tempo della fine che diranno molte cose, molte interpretazioni, molte idee, ma Dio ha mandato un messaggio, un messaggero, un profeta. Quindi questo è il nostro scopo di essere qui oggi, per dirvi che vi amiamo e vi apprezziamo. E nell'esposizione che i fratelli mostravano stamattina riguardo l'unità, l'amore, che sapete, fratello Brandi disse, ho una piccola citazione, disse: unità non è una cosa isolata tra fratelli, unità è per l'intero corpo. E questo è quello che farà questo messaggio, ci porterà insieme, disse. Era amore perfetto. E disse che dobbiamo avere quell'amore perfetto o non giungeremo dall'altra parte. Il fratello Branham ci ha insegnato, lui disse: preferirei avere una chiesa che abbia amore perfetto che avere tutti i doni spirituali che vi sono nella Bibbia. Disse: solo l'amore perfetto entrerà in quel posto. Così è facile amare voi che amate me, ma è l'amare qualcuno che parla male di te o ti sfrutta o non crede nella maniera che tu credi o non vede le cose che tu vedi. Quello non ha importanza. Su cose che non saremo d'accordo, ci sono, potrebbero essere cose con le quali non vado d'accordo col vostro pastore, ma andiamo d'accordo su una cosa, proprio questo qui. Questo è su quello che andiamo d'accordo. Così, questa è la nostra posizione, la Voice of God. Quello che noi facciamo non è costruire regni, non siamo qui per promuovere nulla o qualcuno, ma è per darvi la voce di Dio. È veramente il desiderio del nostro cuore di fare quello, di dare il messaggio a voi gente. Mi è piaciuto parlare con uno dei vostri diaconi l'altro ieri, e mi stava dicendo, ha benedetto il mio cuore, è venuto da me e mi ha detto, sai fratello Joseph, cosa apprezzo con la Voice of God? È che lo lasciate esattamente nella maniera in cui l'ha detto il fratello Branham. Ed è proprio il desiderio del nostro cuore, lasciarlo nella maniera che il profeta di Dio l'ha parlato, perché noi viviamo nei giorni della voce, ha detto. E lui disse, non cambiate una parola, disse, lasciatelo nella maniera in cui è. La scrittura ci dice di non togliere un apostrofo o una virgola, quindi non cambiate nulla. E così un giorno ho guardato per vedere cosa fossero un apostrofo o una virgola, perché io non avevo idea di cosa fossero un apostrofo o una virgola. E il dizionario dice che un apostrofo o una virgola sono un nulla insignificante. Perciò, se Dio ha abbastanza cura da non voler cambiare un insignificante nulla, come noi possiamo cambiare una sola parola di quello che il profeta di Dio ha detto? Amen? Sapete, la parola ci dice che, sapete, quando il fratello Branham venne, che abbiamo visto come le denominazioni, il mondo, loro volevano accettare il fratello Branham quando lui aveva il dono. Quando il dono veniva, c'erano guarigioni, potevano fare quello che gli pareva. Loro volevano quel dono, volevano le guarigioni. Ma il fratello Branham disse che quella era solo l'esca nell'amo, solo per portarlo dentro affinché potesse portare la parola. Lui disse, la parola, non volevano ascoltarla. Non volevano quello, volevano i miracoli, volevano i segni, quelle sono cose meravigliose, sono per la sposa. Ma il fratello Branham ha detto, Dio non ha mai messo un dono nella chiesa che lo abbia mai tolto, il parlare in lingue, guarigione di malati, tutte queste cose. Lui li mise nella chiesa e sono per noi, sono per l'edificazione della chiesa. Ma disse che quella è una cosa minore,
Il principale è la parola, ed è quello che le persone non vogliono. Loro non vogliono la parola, rigettano la parola, ma è di tale importanza che la lasciamo esattamente nella maniera che è stata detta, poiché gli uomini vogliono sempre mettere la propria interpretazione dietro ad essa, le proprie idee dietro ad essa, e dicono: intendeva il fratello Branham a dire questo, e dicono questo che intendeva, e lo vogliono spiegare. Ma è tanto importante che non cambiamo ciò che quella parola dice, ed è difficile in questo tempo della fine che sia così, perché la gente vuole quello, loro vogliono ascoltarlo, loro vogliono ascoltare l'idea di qualcun altro, i consigli su esso che ha qualcuno. Ma è meraviglioso che viviamo in un tempo dove il fratello Branham ha detto che la ragione per il registratore è stato inventato, è il motivo che noi abbiamo l'opportunità di udire la voce di Dio da noi stessi. Amen? Intendo quanto è meraviglioso. Non dobbiamo prendere la parola di nessuno per quello. Avete la possibilità di ascoltare da voi stessi. Intendo che se vivessimo in un tempo, se proprio ora potessimo sintonizzare le nostre orecchie e potessimo ascoltare Gesù predicare il sermone sul monte, che faremmo? Ameremmo ascoltarlo. Ma voi potete udirlo parlare in 1177 messaggi. Se la tua rivelazione è come la mia rivelazione, che questa è la voce di Dio, allora è questo quello che significa per te. Amen. Dicono: perché è tanto importante dire esattamente quello che disse il fratello Branham a fratello Joseph? Cioè, voi sapete, lui disse delle cose e vi sono altre cose che disse e spiega. Lasciatemi leggere quello che dice il fratello Branham sul messaggio all'evangelismo al tempo della fine. Vedere quanto sia importante dire esattamente quello che il profeta di Dio dice. Lui disse: la sua parola era così importante che solo citare male una parola ad essa causò ogni cosa. Disse: causò ogni morte che accadde, ogni sofferenza, ogni bambino che piange, ogni funerale, ogni cimitero sul pendio, ogni sirena d'ambulanza, ogni sangue versato. Attraverso le epoche, fame, pestilenze che abbiamo visto, solo perché Dio è stato mal interpretato, causò tutto questo. Ebbene, lo discolperà forse al tempo della fine se lo malinterpretiamo di nuovo? Non può. Sarebbe ingiusto farlo. Quindi citare erroneamente una parola di Dio causò tutti i guai in cui siamo tutti adesso. Ma ringraziato sia Dio, ha inviato un profeta per restaurare di nuovo tutte le cose. Amen? Sappiamo che ogni cosa che ci è stata deprivata, il fratello Branham ci ha detto che ogni cosa che Adamo ha demeritato all'inizio, che ora, al tempo della fine, ora tutto viene di nuovo ripristinato. Che ogni promessa della Bibbia appartiene a noi, appartiene a voi, che siete destinatari d'essa. Lui ha detto che noi siamo figli della parola parlata di Dio. Gente, dobbiamo realizzare chi noi siamo. Non è sufficiente vedere e dire: oh bene, Dio ha inviato un profeta e quello è meraviglioso, lui ha inviato un messaggio. Beh, il diavolo lo sa questo, il diavolo sa che lui è un profeta, il diavolo sa che lui è la parola, ma quella vita di cui ha parlato deve vivere in noi. Disse: noi siamo epistole scritte e lette da tutti gli uomini. La tua vita, quello che fai, di come agisci, sarà la parola, la sola Bibbia che certe persone mai leggeranno. Così questa parola, la pienezza della parola, deve entrare e vivere in te, che diveniate dei, disse. Amen? Disse: quello che dicono le scritture, lui disse: Mosè, tu sii Dio per il popolo, lascia Aaron essere il tuo portavoce. È quello che lui disse. Adesso non sto cercando, come fratello Bra disse quando era lassù parlando, disse: alcuni guardano e videro Dio e altri guardarono e videro un uomo. E lui disse: entrambi hanno ragione, hanno entrambi ragione. Noi abbiamo visto Dio vivere e dimorare in un uomo per mostrarci che tutte le cose sono restaurate di nuovo per noi. Voglio dire, noi dovremmo essere la gente più felice del mondo. Specialmente quando riconoscete chi voi siete. E questo è quello che la sposa deve fare, riconoscere chi noi siamo, in che tempo stiamo vivendo. Il nemico è tanto crudele, è tanto scaltro, sa esattamente come cercare di sconfiggerci. Ci dice così tante volte che siamo indegni e che facciamo così molti errori e che lo manchiamo così tante volte.
E come al mondo sia possibile che tu sia un figlio di Dio? Come potresti mai essere una vera progenie d'Abramo? Guarda le cose che hai fatto, guarda come sei caduto, guarda come sei, quello che dovresti essere, e affermi di credere questo messaggio e fai questo e quello e l'altro. È tanto astuto come lui agisce. Ma sappiate, gente, non importa, miei fratelli e sorelle, quello che lui dice. Perché per predestinazione Dio vi ha scelto per essere un figlio e una figlia di Dio. Amen. E quello è qualcosa che non può togliere da voi, perché è la vostra eredità. Non più di quanto io possa cambiare il mio nome. Io potrei andare a prefetto e legalmente andare lì e dire: io sono stanco di essere un brana. Non lo farei mai. Per dire, sono stanco di essere un Branham, cambierò il mio nome a Smith, voglio diventare un Smith perché desidero essere un Smith. Beh, sapete, non importa cosa faccio, quando voi tagliate la mia mano e aprite il mio sangue, io sono un Branham. Non posso cambiarlo. Sono nato un Branham e morirò Branham. E risusciterò un Branham. Così anche voi siete figli e figlie di Dio, non importa cosa Satana cerca di dirvi, voi siete predestinati ad essere figli e figlie di Dio e Dio non può toglierlo via da voi. Diventa la vostra eredità e a questo dobbiamo afferrarci e tenerci stretti. Così, questo è quello che il messaggio significa per me, è il completamento, è l'assoluto. Il fratello Branham l'ha detto, dobbiamo avere un assoluto, tutti devono avere un assoluto, dobbiamo decidere quale sia il vostro assoluto, non posso essere io, se prendete la mia parola per qualcosa fallirà, anche se vi dicessi questo è quello che disse il fratello Branham, voi dovete avere la rivelazione da voi stessi, non potete prendere la mia parola per essa, deve essere questo messaggio ed è questo messaggio che perfeziona la sposa di Gesù Cristo. Così il fratello Branham ha detto che dobbiamo dire esattamente quello che lui dice, dobbiamo prenderlo e confrontarlo di nuovo, ed ecco il motivo perché il registratore è stato inventato, così da avere l'opportunità di ascoltare da noi stessi, per andare indietro e giudicare e udire, perché quello è il filtro di Dio in questo tempo della fine, perché l'uomo, noi possiamo fare errori, possiamo dire cose sbagliate, ma se dicessi oggi che il cielo sarebbe rosso, sarei un bugiardo. Ma se lo dicesse il fratello Branham e trovate nei nastri che lui dice che il cielo è rosso, allora noi tutti siamo daltonici. Amen. Sapete che è importante quando il fratello Branham diceva certe parole, disse ogni parola, ogni suono ha un significato. Quindi è tanto importante che io non lo comprendo, ci sono molte cose che non comprendo che disse il fratello Branham. Quando Dio vuole rivelarmele, aprire i miei occhi, allora lui me le rivelerà, me le darà. Ma lui disse Dio in semplicità. E io amo la storiella della sorella Etty Wright, dove il fratello Branham le disse quel che le promise avrebbe ricevuto. Quanti conoscono la storia della sorella Etty Wright? Beh, sapete, quando ero ragazzino solevo sempre pensare quali erano quelle paroline magiche che lei usò? Perché lei disse che le parole giuste, perché piacquero allo Spirito Santo. Lei disse solo le giuste parole, volevo sempre, wow, non importa cosa, voglio dire quelle parole giuste. Se dicessi quelle parole giuste, allora potrei piacere allo Spirito Santo e voglio quello che voglio fare. Così stavo pensando, wow, voglio sapere come si possono formulare, ci deve essere una maniera magica o qualcosa del genere. Ero come questi ragazzini qui, stavo solo pensando. Ma quando Dio mi ha dato la rivelazione, mi parlò a mio cuore e disse non è nient'altro che la verità. Alleluia. Questo è quello che è nel mio cuore, che io so che questo non è nient'altro che la verità. Faccio errori, sbaglio ogni singolo giorno e non è beh, quello era il mio passato. Il nemico è sempre qui dietro di me, non mi lascia mai, è sempre lì che vi insegue tutto il tempo. Ma Dio conosce il mio cuore, che il mio unico scopo e obiettivo è quello di promuovere questo messaggio, questo messaggero, perché questa è la mia rivelazione, che Dio ha inviato quel profeta in questo tempo della fine per restaurare e chiamare fuori una sposa. Lui disse, le mie pecore ascoltano il mio grido, e questo è prezioso per me, perché credo di udire il suo grido, perché lui stava gridando. Lui dice che le pecore riconoscono il suono del loro pastore. Amen. Dice che sta così vicino a loro che prende lo stesso odore. E quello che voglio avere il suo stesso odore. Amen.
Voglio stare così vicino al Signore, tanto vicino che voglio rivestirmi del messaggio fino a che non vedete più me, perché voi allora vedrete Gesù Cristo vivere in un uomo. Coloro che ascoltano, che potrebbero pensare che siamo quassù ad adorare un uomo, ma noi non adoriamo alcun uomo, sarebbe anticristo. Voi sapete, ho combattuto quello spirito, ne stavo parlando col vostro pastore l'altro giorno, fino al giorno che io sono nato, mi hanno definito qualsiasi cosa, dall'essere Gesù Cristo ad essere Lucifero in persona, e non ci posso fare niente. Ho provato a condannare quello spirito, ho provato a dirlo, ma il fratello Brana disse, c'è passato pure lui, è stato ferito ed è andato via, ma ha detto che questi spiriti sono ancora qui. Disse, quello è anticristo, e Dio è un Dio geloso, lui non divide il suo regno con nessun altro. E mi spaventa quando le persone dicono quelle cose. Io sono solo vostro fratello, sono solo uno di voi. Dio avrà una sposa, ha detto che non ci saranno grandi io e piccolo tu. È la sposa che opera insieme, amen? Noi abbiamo un profeta. Se aspettate per un altro profeta, aspettate per un altro messaggero, per un'altra rivelazione, aspettate per qualcos'altro. Per me l'avete mancato. Lo avete mancato perché è venuto. Ha detto non è di interpretazione personale né rivelazione. Questo è quello che lo rende meraviglioso. Che non dobbiamo dipendere da quello ora. Dio parla a voi individualmente. Da a voi quella rivelazione viene dal trono di Dio a voi nel vostro cuore. Quanto è meraviglioso per il popolo di Dio in questo tempo della fine di realizzarlo. Egli disse, riguardo l'interpretazione personale, vorrei leggere un po' qui. Voi gente, credete questo libro? Amen. Ci sono un bel po' di pepite in questo libro, proprio qui. Sapete, ogni volta alla Voice of God, quando dobbiamo stampare questo libro nelle diverse lingue, c'è sempre qualcosa, accade sempre qualcosa. La pressa si rompe, la carta non funziona, si inceppa, gli ugelli dell'inchiostro si rompono, mettono la copertina sbagliata, la rilegatura si ingabuglia. Sapete il motivo? Perché il diavolo è smascherato proprio qui. Lo è in tutti i messaggi, ma questo proprio lo smaschera dalla Genesi ad Apocalisse. Lo fa tutto lungo le epoche della Chiesa. Ci mostra chi lui era, come venne, quel che fece, quanto sia ingannevole, cosa era, cosa è, quel che era. Ma la sua fine è vicina e non lo sopporta. E questa è la pressione che la piccola sposa sta attraversando proprio ora, perché la fine è vicina. Dio sta chiamando una sposa e sta divenendo sempre più stretto, più stretto, più stretto. Come stavo avendo comunione con fratello Bell, sapete, lui disse come c'era il gambo, venne su nell'infiorescenza, venne su dove c'era solo un seme. E disse proprio al tempo della fine ci sarà una protezione intorno a quel seme. Così, giusto? Disse, assomigliava tanto al seme in ogni cosa, ma stava solo proteggendo quel seme fino alla fine. Poi disse, quando lo spelate, allora avrete il seme di Dio, cioè voi. Che dono meraviglioso per noi riconoscere chi noi siamo. Io riconosco chi io sono, non mi rendo nulla, ma una regale progenie di Abramo e ne sono fiero, sono orgoglioso di stare qui e dirvelo che sono uno di loro. Amen. Così potete dire che ho più di 40 anni. Il fratello Brana disse, ogni individuo, ogni persona di quel gruppo è uno che ha la facoltà di udire ciò che lo Spirito sta dicendo tramite il messaggero. Ogni individuo tramite il messaggero lo rivela al tuo cuore. Coloro che odono non ricevono una loro privata rivelazione, né è un gruppo che riceve una rivelazione collettiva, ma ciascuna persona ode e riceve ciò che il messaggero ha già ricevuto da Dio. Amen. Lo credete questo oggi? Amen. Credo quello con tutto il mio cuore e sono grato di far parte di questo grande messaggio del tempo della fine. E Dio ha messo un incarico sul mio cuore di venire e portare una piccola porzione della Voice of God a ciò. E ciò che facciamo per voi gente, poter dirvi ancora una volta che vi apprezziamo, che vi amiamo, vi ringraziamo per le vostre preghiere, per il vostro supporto e la posizione per questo messaggio. Sapete, voi siete la piccola sposa perseguitata.
Questo è quello che ha detto il fratello Branham che saremo, quella piccola sposa perseguitata. È quello che siamo ora. Stavo leggendo, il fratello Bill mi ha detto, ti piace questa citazione di Abraham Lincoln qui dietro? E ho detto quella stessa citazione, non importa cosa tu dica alla gente che tu abbia avuto angeli avuti qui, loro non lo crederanno lo stesso, dissero scendi dalla croce e ti crederemo Gesù, è lo stesso diavolo oggi, così quella persecuzione sta arrivando, ma quello che farà, egli sta perfezionando una sposa, disse stiamo entrando in figlie e figlie nell'adozione, quel bambino della parola parlata, quando guarda giù lui dice eccolo lì, quello è mio figlio, quella è mia figlia, adesso quello che legano sulla terra io lo legherò in cielo, così quella sposa quando realizziamo chi noi siamo per parlare la parola, perché noi siamo quei figli della parola per loro, parla la parola, quello che ha detto, il dubbio che Satana ha messo nella tua mente, ignoralo, noi possiamo parlare la parola, amen, amen. Così, come vi dicevo, vi abbiamo portato una piccola porzione della Voice of God. Ameremo invitare voi gente, alcuni di voi, a Jeffersonville, di quello che stiamo facendo, l'opera che stiamo compiendo. Con amore vi invito a venire. Cercheremo di cambiare quel po' di quell'ospitalità, un po' di quell'ospitalità che ci avete dato voi qui, il vostro amore che il vostro pastore e intero gruppo qui, fratelli e sorelle, ci hanno mostrato. Avremo tanto a cuore farvi vedere l'opera, come sta avanzando e comprendere il nostro fardello, così che possiate vedere questo messaggio sta andando all'esterno, all'estero, intorno al mondo. Il fratello Brane disse che sarà qui, uno lì. Egli ha una sposa che viene da tutto il mondo, intorno al mondo, e c'è gente intorno al mondo che amano questo messaggio. E credono questo messaggio, è tanto prezioso a loro quanto lo è per voi. Ma non hanno la facoltà che voi avete gente qui. Sapete, voi avete delle belle auto, avete bei vestiti, mangiamo bene, avete delle belle chiese che il Signore ha provveduto per voi. Ma sappiate, c'è gente nel mondo che non ha vestiti, che non hanno un'auto, non hanno 1177 messaggi. È là fuori nei boschi, nelle giungle dell'Africa o del Paraguay, Argentina o qualche posto che non hanno proprio il privilegio di alzarsi e prendersi un messaggio. Ci sono persone che camminano per 30, 40 chilometri solo per prendersi un libro. Avevamo persone che lo copiavano, ci spostavamo nei villaggi dove si prendeva un libro che si era ricevuto e loro se lo copiavano e lo scrivevano a mano e lo passavano a una famiglia. Lo copiavano l'intero libro a mano e lo davano a un'altra famiglia, lo copiavano a mano l'intero libro, perché loro sanno che questa è vita eterna ed è prezioso per loro. E quando vedete come procede con quelle persone, il vostro cuore proprio brucia dentro, che tu vuoi dargli gli stessi messaggi quali abbiamo avuto il privilegio di udire da noi stessi. E dobbiamo ammetterlo, che siamo americani pigri, lo siamo. Probabilmente se dovessimo camminare 30 km per prenderci un libro, noi diremmo scordatelo, noi ordiniamo qualcosa in un catalogo che costa $5 e ne spenderemo $20 per la spedizione, perché lo vogliamo già domani. Noi siamo tanto bravi non siamo tanto bravi ad aspettare, lo vogliamo subito. Era usanza che ciò, prima mandavamo qualcosa tramite fax, adesso usiamo le mail. E se mandiamo un'email e non la riceviamo la risposta, se scrivo un'email e uno di questi fratelli oltreoceano non ricevo la risposta in un'ora, dico a uno dei fratelli, chiamali, cosa succede lì? Io voglio sapere cosa sta succedendo, lo vogliamo subito, io lo vogliamo. E così la pure la maniera quando iniziamo a aspettare Dio, lo vogliamo ora Dio, lo vogliamo ora? E diventiamo pigri, abbiamo bisogno di entrare in questo messaggio, rimanere in questo messaggio. Il fratello Brana ha detto, non permettete che diventi abituale per voi, è troppo prezioso per lasciarlo divenire comune. È per questo che io prego che questi fratelli che adesso ascolterete, che divengano una benedizione speciale per voi, per comprendere come hanno sacrificato la loro vita, per portare il messaggio alla loro gente, ai pastori, ai ministri dei gruppi oltreoceano. Abbiamo cercato di portare durante lungo il tour fratelli di diverse nazioni, così da vedere cosa sta compiendo il messaggio in quei paesi, per dare solo un'occhiata dentro di quel che accade laggiù, per apprezzare, se nient'altro per pregare per i fratelli e le sorelle di laggiù, che vi amano e vi apprezzano di quello che fate, quel che è la vostra posizione di divulgare il messaggio. E noi vogliamo dar loro la stessa possibilità, come ho detto, di ricevere il messaggio come voi. Noi crediamo che la Scrittura dice nei giorni della voce, e io credo sia importante udire la voce di Dio.
Per me, quando lui fa quelle espressioni dialettali e dice quelle cose, sono preziose per me. Il fratello Branham ha detto che quando Dio chiama un messaggero, lui gli dà una personalità, chi era, come agiva, le sue maniere. Lui disse era lo spirito di Elia. Così lui doveva fare un vaso speciale, disse, che lo conosceva, l'ha creato e sapeva che sarebbe stata quella stella dalla fondazione del mondo. Così quando dice quelle cose, sono speciali per noi, significano qualcosa per noi, sapete. Una volta un uomo mi ha detto, lui disse, sapete, ne ho abbastanza di storielle di caccia, voglio andare più in fondo nella parola. Le storielle di caccia mi sono preziose, sapete, non conosco molti uomini che possono andare e dire che loro hanno camminato nei boschi e Dio stesso venir giù e dire dai, passeggiamo insieme per un po'. Amen. Quanto è prezioso quando il fratello Branham disse, stava camminando, disse, abbassò lo sguardo, guardò le sue mani, disse, wow, ero giovane, disse, cos'è successo? Disse, realizzai che ero nella sua presenza. Amen. Ma un giorno abbiamo quella stessa promessa, che noi avremo quello stesso corpo glorioso in un momento, in un batter d'occhio. Sapete, stavo dicendo a alcune persone qui proprio l'altro giorno, ieri, che mio figlio, quando il mio primo nipote è nato, io ho due figli, io ho due nipoti maschi e ho avuto il terzo nipote maschio da poco, quindi pregate per me. E mi ha chiesto, disse, papà, se vuoi entrare nella sala parto? Ho detto, no figlio, non entro. Gli ho detto, non sono entrato neppure quando sei nato tu e non entrerò adesso. E quando venne fuori, il mio piccolo nipote Joshua era nato, sapete, lui era così emozionato, mi ha abbracciato, e lui era proprio, disse, papà, che tremore, disse, quando venne fuori Joshua, disse, quando venne al mondo, disse, lui era blu. Disse, era completamente blu e ho guardato e disse, lui, e disse, lui è diventato rosso proprio istantaneamente. E disse, lode al Signore Isaac. E disse, sai cosa hai visto? E dall'inizio del tempo, Dio aveva quella piccola personalità, fece quella piccola vita, la conosceva prima della fondazione del mondo e gli mise dentro un piccolo spirito. E disse, quando lui fece quel sospiro, disse, quell'alito di vita entrò proprio lì, dentro quel vaso. Amen. E un giorno quel respiro uscirà fuori da quel corpo e andrà dritto in un altro corpo, disse. Lui disse, lì non ci sarà malattia, né tristezza, né sofferenza, né niente. Disse, spenderemo l'eternità insieme. E io sarò là, gente. Per la grazia di Dio, per predestinazione, quel giorno io sarò lì e staremo riuniti intorno a una casetta di legno. Perché lui disse che lui sarà laggiù su quel portico a cantare stupenda grazia. Amen? Amen. Così lui disse, Mosè era col suo popolo, voi sarete con me. Amen. Mi voglio sedere giù e sentirgli raccontare tutte le cose, quando venne giù il turbine, cosa accade, quando furono spezzati i suggelli. Io voglio stare seduto e mi racconta tutte quelle cose. E sarà, per me, sarà persino un pochino più prezioso che questo per voi. Lo so che questo è duro da credere, ma è così. Vi dirò il motivo. Sapete, il fratello Brano, un giorno stavo viaggiando insieme a lui in auto e lui mi disse, figlio, lui disse, sacro, sì, sarà così meraviglioso dall'altra parte. Lui disse, oh, disse, oh, Joseph, disse, non ci stancheremo mai, non avremo mai fame, non vi sarà sofferenza. Disse, sarà così meraviglioso, Joseph. Disse, sapete, noi cammineremo, 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 cammineremo. Disse, non ti stancherai mai, non avrai più sete. Ma disse, tu vedrai, ci sarà dell'acqua artesiana che gorgoglia fuori dal terreno, bellissima acqua cristallina. Disse, ora se tu vorrai bere, ti inginocchi e ti prendi da bere, ma non avrai sete. E tu guarderai lì e disse, vedrai un leone sdraiato lì, e vicino a lui ci sarà un agnello. E disse, e tu proprio gli passi vicino, li accarezzi, e disse, noi avremo proprio un tempo meraviglioso. Disse, ora lì sarà un po' diverso, disse, di come siamo qua. Disse, ora qui, sapete, tu hai il papà, hai la mamma, hai Billy Paul, hai il fratello e la sorella. Lui disse, ma in quel posto, disse, non sarà così. Non ci sarà l'avere fratelli o sorelle in quel modo, la famiglia, padre, disse. Ma tu ti ricorderai di me.
e saprai che c'era qualcosa di speciale tra di noi. Questa è per me. Ciò non mi fa essere nulla, fratelli e sorelle, ma lo tengo stretto, perché è una promessa. Ma il vostro nome è anche nel libro. Lui disse che è stato scritto prima della fondazione del mondo. Alleluia! Così, quella stessa visione che ho, ciò che tengo caro nel mio cuore, quello che io credo essere la verità, è il fardello della Voice of God di portarlo oltreoceano a quelle persone. E io prego che i fratelli che sono venuti oggi, che qualcosa che diranno incoraggino il vostro cuore, che parleranno al vostro cuore, vi aiutino ad stare più vicino al Signore, vi aiutino a pregare per i vostri fratelli e le sorelle. Sapete, il fratello Bran ha detto che l'ultimo potrebbe essere uno di colore. Noi vogliamo prendere quell'ultimo. Quando quell'ultimo entra, andremo a casa. Sapete, l'ho raccontato, ho viaggiato quando ero giovane. Non voglio prendere più del vostro tempo. Sapete, la sorella Branna di solito si sedeva lì, piangeva e mi diceva: oh Joseph, sono così stanca. Diceva: me ne voglio andare a casa. Io voglio vedere il Signore. Sono stanca di questo. Beh, io avevo 15 anni. Io non ero stanco di niente. Io volevo guidare la mia auto, io volevo sposarmi, volevo avere bambini, volevo divertirmi. Stanco di cosa? Ma sapete, più vecchi si diventa e più questa rivelazione diventa reale per voi. E non dovete essere vecchi, ma quando quella rivelazione vi rivela, divieni stanco di questo lazzaretto. Sei stanco della sofferenza. Quindi quella sposa deve riconoscere se stessa. Veniamo insieme, amiamoci, che abbiamo quell'amore perfetto l'un per l'altro. Certamente ci separiamo dal mondo, ma veniamo insieme, quella sposa. Lui disse quell'unità, disse, cioè era tutto per la sposa. Lui disse, se non possiamo amarci l'un l'altro e disputiamo l'un l'altro, dibattiamo amaramente l'un l'altro, c'è qualcosa che non va con la nostra testimonianza. Sì, vi amiamo gente, vi apprezziamo, vi chiederemo, per primo abbiamo un fratello dal Paraguay che ha fatto un buon lavoro, perciò stamattina diceva, non so fratello Joe, è meglio che lo pronuncia tu quel nome, ma no fratello, che tu riesci a pronunciare quel nome, anch'io ho avuto difficoltà a pronunciare i loro nomi a volte. Questo è il fratello Giorgio Iara del Paraguay, e il motivo che gli ho chiesto di venire qua su e dire poche parole, e prego che vi sia di benedizione a vostro cuore stamattina. Dio vi benedica.